ormai è tutto pronto. Rosalinda ha preparato tutta la borsa per il bebè, per l'ospedale. Vediamo cosa ha messo dentro. Ultimo bodino lavato, e visto che vi avevo promesso che vi avrei mostrato la borsa della bambina, tra l'altro con le mie iniziali così non capite il suo nome, adesso ve la mostro. Ovviamente l'ospedale mi ha dato una lista delle cose che appunto servivano e ho messo tutto in questi sacchettini, così in teoria dovrei trovare tutto molto più facilmente, e ho diviso tutti i cambi. Nel mio ospedale per la sala parto richiedono una copertina e un cappellino che metteranno praticamente al momento della nascita. Questo è il primo cambio, ovviamente abbiamo la camicia della fortuna, questa proprio dovevo, anche il bavaglino della fortuna perché non basta mai, e questo completino l'avevate già visto, io lo adoro, con sotto il body a maniche corte con i polaini e ovviamente i calzini anche. Secondo cambio abbiamo le moffole antigraffio, perché molto spesso hanno le unghiette che insomma graffiano, cappellino, sempre bavaglino, bodino per ogni cambio, semplice, e poi questa tutina intera rosa, ovviamente rosa. Terzo e ultimo cambio, perché poi ci sarà quello dell'uscita che non vi mostro, abbiamo sempre bavaglino, questa qui la adoro, queste ve li mostro dopo, bodino sotto, e guardate che carino, ho perso la fascetta sempre per i capelli con la chicca, è questa, le parigine rosa. Io ho deciso di portare una copertina così neutra che stava bene con tutto, di cotone, poi ne ho portato un'altra anche più pesante perché non sapremo quando deciderà di nascere e che temperatura farà. Ho preferito le salviettine usa e getta, nel senso che queste le utilizzerò soprattutto per il cambio del pannolino. Mussoline e bavette extra perché non si sa mai. E poi questo fasciatoio portatile che è molto utile perché è anche beauty, quindi qui ho messo le salviettine, si apre, diventa un fasciatoio che si può anche staccare. Qui ho messo appunto dei prodotti per la cura della pelle, tipo la cremina per il sederino, l'igiene intima, i dischetti di cotone. Adesso rimetto tutto dentro, aspettiamo solamente che lei si decida di uscire e niente, fatemi un in bocca al lupo. Adesso è tutto pronto, bisogna soltanto aspettare che si decida ad uscire e noi aspettiamo con ansia.